Il Termoli per dare continuità alla vittoria di 7 giorni fa contro l'Atletico Ascoli in trasferta. Ospita al Cannassa l'Ostico Tibur Tivoli, una partita oltre che condizionata dal risultato per due squadre in lotta per salvarsi, sono anche poste davanti a un altro ostacolo, questo di natura meteo, il forte vento gelido di Bora che soffia sul Cannassa e non permette trame di gioco efficaci. Le due squadre agli ordini del signor Giovanni Castellano di Nichelino, provincia di Torino, prima di farsi cominciare a vedere dalle parti delle aree avversarie, devono far trascorrere almeno 10 minuti ed è proprio al decimo che la squadra laziale con De Marco ci prova da fuori area, un tiro insidiosissimo che però si perde sul fondo con il portiere giallorosso Lander Maresca in tuffo a controllare la traiettoria del pallone. Il primo squillo del Termoli capita al 27esimo, gran fuga con palla al piede sulla sua sinistra di Hernandez che supera un paio di avversari, serve un perfetto cioccolatino da scartare solo in gol a Burzio, il centravanti termolese in buonissima posizione in area si inceppa con il pallone tra i piedi e perde l'attimo buono per poter segnare il gol del vantaggio termolese. 39 minuti di gioco del primo tempo, da una decina di minuti il Termoli è uscito dal guscio, fuga solitaria sulla destra di Burzio, sta per entrare in area ma viene atterrato prima, punizione sacrosanta per i giallorossi e giallo per il difensore laziale che si è salvato dal rosso solo perché aveva al suo fianco un difensore compagno di squadra. Finisce qui la prima parte della gara con il Termoli che fa ben sperare per la ripresa. Infatti i giallorossi ripartono forte in secondo tempo, al minuto secondo vanno vicinissimo al vantaggio, calcio d'angolo di Hernandez e il portiere ospite Zappalà si supera deviando in angolo. Ma è al settimo che la partita riceve la scossa, quella giusta. Azione pericolosissima del Tivoli che in area termolese liberati al tiro colpiscono la traversa e a Maresca battuto. La palla viene riconquistata dai giallorossi sulla battuta della traversa che ripartono in contropiede velocissimo. Pallone servito a Burzio che si invola di nuovo e questa volta resiste alla carica di un difensore. Si libera al tiro appena in area, lascia partire un siluro che non lascia scampo a Zappalà. Termoli in vantaggio e potremmo dire anche abbastanza meritatamente. Al 17esimo Termoli gasato dal gol insiste, liberato ottimamente in area il piccolo, il francesino Usfer, lui tira ma la palla la manda a sbattere sull'esterno della rete. Al 30esimo Garzia, da poco entrato, riesce a liberarsi in aria e viene toccato da dietro da un difensore, grandi proteste che chiedono appunto il rigore ai giallorossi, ma l'arbitro non se ne dà per inteso e dice che è tutto regolare, ma restano tantissimi dubbi. Al 33esimo il Termoli corre un grossissimo pericolo nell'area sua, una batti e ribatti che ha fatto correre davvero molti brividi a tutti i tifosi in tribuna, ma per fortuna la difesa di oggi, impeccabile, si salva in extremis. Al 38esimo Vittorio Esposito, anche lui da poco entrato, si libera al tiro, appena in aria, portiere in tuffo, non ci arriva ma la palla si perde sul fondo, seppur di poco. Siamo arrivati al 45esimo, si fa male con il concreto Uzzol mentre l'arbitro sta decretando 6 minuti di recupero che poi sono diventati 8. Il Termoli soffre, ma è al 52esimo che Esposito poteva chiudere la gara sul 2-0. Fa un suo gioco di prestigio, appunto si trova da solo in area davanti a Zappalà, lo supera tirando in porta, ma la palla finisce purtroppo sul palo e poi fuori. Triplice fischio finale, il Termoli in festa, questi 2 anni di Serie D, la squadra giallorossa ha stabilito un piccolo primato con 2 vittorie consecutive che non erano mai accadute in questi 2 anni di Serie D. Ora, guardando la classifica, è certo che la salvezza non è più un'utopia e domenica a Roma con il Roma City, hai visto mai che si tiene fede al famoso proverbio «non c'è 2 senza 3»?